ritrovo con piacere, coach Dani Baldaro. Siete partiti fortissimi con The Nafs e le bombe clamorose di Andrea Banin, e poi rimonta di R molto grintosa, alla fine l'avete portata a casa. Due punti importantissimi su un campo non facile. Queste sono partite dove forse è giusto partire dalla squadra avversaria, a cui vanno fatti i complimenti, perché non molla mai, perché fino alla fine ci crede. Secondo me adesso hanno trovato un buon assetto con questi due innesti, perché Smolto si rivela giocatore di categoria assolutamente, assolutamente valido per la categoria, e la nuova Raya, che c'è il nuovo acquisto, vedo che è un buonissimo acquisto, uno che non fa rimpiangere la partenza di Salah. Noi non è la prima volta che partiamo bene e finiamo un po' con fatica. Vuol dire li prepari bene durante gli allenamenti. È la caratteristica di questa squadra, ma comunque in ogni caso gestiamo fino alla fine. Ci sono state partite dove siamo andati 20 punti sopra nel primo quarto e poi ci siamo cullati. Questa è una cosa su cui dobbiamo assolutamente lavorare, perché arriviamo effettivamente alla fine con troppa fatica. Sentimi, ovviamente non posso non farti la domanda sul caso Piazza Armerina, che potrebbe andare a penalizzare, aiutare una squadra o l'altra. Fondamentalmente è quello che non ci andrebbe a piacere, cioè un canestro non decide la stagione o altro. Guarda, i risvolti di questa situazione veramente sono incomprensibili, e soprattutto non possiamo sapere come finirà. Di certo non è giusto che nessuna squadra si avvantaggi di questa situazione. O resta tutto com'è, o si azzerano le cose, ma non è giusto che una o due formazioni possano avvantaggiarsi, perché non sarebbe corretto e si falserebbe il campionato. Per quanto mi riguarda personalmente, io penso che una stagione come quella che ha fatto Piazza Armerina finora, con le risorse che hanno investito, con i giocatori che abbiamo visto e con le vittorie che hanno fatto sul campo, non sarebbe giusto che una stagione possa finire in modo diverso da come dovrebbe andare. Io anzi mi auguro che finisca senza nulla di fatto. Come ti stai trovando in questo gruppo multinazionale? Questo è un gruppo, hai detto bene, multinazionale, che inevitabilmente la lingua, a differenza chiaramente di situazioni, porta ad avere a volte delle incomprensioni, talvolta delle situazioni un po' particolari, però è anche vero che ha fatto molto bene la dirigenza, hanno trovato dei giovani molto interessanti. Benaf, per esempio, Hofstederis, è il primo campionato senior che fa, il 2004, lui ha fatto solo campionati giovanili. E ha messo una bomba in un momento importantissimo. Importante per noi, è un giocatore fondamentale, un 2004, quintetto base, che ha giocato finora in modo molto lineare. A questi sono stati aggiunti, e anche qui la dirigenza, Filippo Frisenda e il presidente Sacca, sono stati molto bravi a trovare quella pedina che l'anno scorso era fatto anche bene, ma quest'anno sta facendo benissimo, come Denaus, ed è un giocatore che veramente può fare la differenza. In un gruppo così giovane veramente è quello che ci mancava, perché insieme a Banin e Giordano Shakir, lui è la ciliegina sulla torta che mancava, e noi siamo alla nona vittoria su 8 partite adesso. Ovviamente so che è un momento molto molto particolare, domani ci saranno i funerali del coach Rossano, volevo un tuo pensiero, lo so che è molto difficile. Guarda, è una cosa che a me mette una tristezza enorme, perché io Rossano la conosco da sempre, è stata sempre qualcosa di più di un'appassionata della pallacanestro, un'amica, una persona che è sempre stata vicina a tutti, e secondo me le manifestazioni di affetto che ci sono state in questi giorni, in modo, come dire, generale, da tutte le parti, in tutta la Sicilia e la Calabria, tutti quelli che la conoscevano, fa vedere quanto questa donna era così buona da lasciare un vuoto, secondo me, incolmabile. Noi domani ci incontreremo tutti ai funerali, e devo dire, una cosa che a me mi riempie di enorme tristezza.